cartoni animati per i più piccoli. Ciao bambini, sono qua in compagnia di tantissimi giocattoli. Vi faccio vedere un po'. Abbiamo Play-Doh, Calimero, Lego Friends, Sapientino di Masce e Orso. E oggi ci dedichiamo a lui, Play-Doh Burger Barbecue. Avete fame? Avete un po' di appetito, perché oggi cuciniamo insieme alla plastilina più divertente che c'è, coloratissima, morbidissima, e il Play-Doh lo conosciamo tutti. Play-Doh è un gioco della Hasbro, bisogna avere più di 3 anni per poterci giocare. All'interno della confezione troviamo 5 barattoli con 5 colori diversi di plastilina. Poi c'è il barbecue per cuocere gli hamburger, per cuocere le salsicce, per cuocere anche la verdura. E ovviamente tantissimissimi stampini. Ce ne sono ovunque gli stampini per fare anche le verdure, perché gli hamburger sono buoni anche con la foglia di insalata dentro, con il formaggio. Tante tante cose. Guardate qua che hamburger enorme! Quanti piani sono? Abbiamo 1, 2, 3. 3 hamburger, formaggio, salsicce, insalata, cheddar, mamma mia! E qua dietro ci fa vedere tutte le altre cose che possiamo fare. Possiamo fare le patatine fritte, possiamo fare gli anelli di cipolla, l'insalata. Sono tutti gli strumenti e gli attrezzi che ci servono per poterci divertire con il nostro Play-Doh Burger Barbecue. Bene, una cosa importante da non sottovalutare è che nel Play-Doh è contenuto il glutine, quindi se siete intolleranti al glutine, magari provate a sentire prima col dottore o chiedete alla mamma o al papà prima di giocarci. Di sicuro non dovete metterlo in bocca, questo vale per tutti. Bene, apriamo la scatola. Tiriamo fuori tutti i nostri barattolini di colore. Sono proprio i colori adatti per le cose da mangiare. Piattini. Il nostro barbecue. Oh, ecco, tolto tutto dalla scatola. Ora vi faccio vedere. Partiamo dai colori. Abbiamo un bel rosso, che è perfetto per fare i pomodori, anche il pomodoro sta molto bene nell'hamburger. Poi abbiamo il giallo, col giallo possiamo fare il formaggio cheddar, quello proprio giallo giallo che si usa per gli hamburger, un formaggio buonissimo. Poi abbiamo questo color marrone, marrone tipo coccio, e questo è indicato per fare proprio la carne degli hamburger. Poi abbiamo questo colore qui che sembra quasi un nocciolino, un mandorla, questo è perfetto per fare il pane. E poi il verde per l'insalata, per i broccoli, insomma per altre verdure. Poi abbiamo 2 piattini su cui servire i nostri hamburger. 2 piattini azzurri. Ovviamente il nostro barbecue, bello rosso. Vedete quanti stampini ci sono? Possiamo fare anche l'anguria. Oddio, adesso l'anguria con l'hamburger non è che mi ispiri tanto, eh? Qua una bella fetta di pomodoro, qua gli anelli di cipolla, l'insalata. Questo che cos'è? Sembra quasi un cetriolino. Poi apriamo altri stampi. Funghetti, salsicce, würstel, questo per la carne, questo per il pane. Molto carino. E poi tutti gli strumenti del mestiere, quindi che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra pistolina, dove va messo questo, questa spatola, che vedete ha 3 diversi tipi di uscite. Queste qua, questi quadratini sono gli ideali per fare le patatine fritte. Questo invece non so che cosa possiamo fare, adesso proviamo insieme. Poi c'è questo qui tondo, potrebbe essere tipo una spolverata di formaggio. Va messo qua dentro, scegliamo noi da che parte. Con questo sapete cosa si può fare? Il ketchup e la maionese, perché non ci ho pensato. Scegliamo noi dove volerlo posizionare, mettiamo la plastilina dentro e spingiamo. Poi c'è una bella spatola per girare i nostri hamburger sulla griglia. Un coltellino senza lama, quindi non ha la lama affilata, e questo serve proprio per rifinire le nostre creazioni con il Play-Doh. Poi abbiamo un piccolo mattarello per stendere.
Bene, iniziamo subito. Allora, io comincerei facendo il pane per gli hamburger. Comincerei, sì, proprio facendo il pane. Quindi apro il mio barbecue. Prendo questo colore qua, quello che io chiamo nocciola. E faccio venire fuori tutta la mia plastilina. Eccola qua. Bella gommosetta. Allora ne prendo un po'. Faccio una pallina. E la metto qua. Anzi, ne metto di più. Faccio così. Con il mattarello l'appiattisco e poi la tolgo. Queste parti che mi sono rimaste in più le vado a tagliare con il coltellino che è apposta. Così la rifinisco bene. Questa è la parte sotto del pane. E questa è fatta. Questo stampo qua invece serve per il sopra del pane. Questo lo metto da parte adesso. Adesso andiamo a fare il sopra. Quel pane per gli hamburger buonissimo con tutti i semini di sesamo. Che buono. Anche qui faccio una pallina. Forse ne ho presa troppo poca di plastilina. Facciamo una pallina. Schiacciamo. Anche in questo caso mi aiuto con il mattarello per farla aderire di più allo stampino. Ok, ora posso toglierla. Guardate che bello. E sempre con il mio coltellino mi aiuto e tolgo tutta la parte di in più, quella che non mi serve. Quindi con il pane direi che ci siamo. Le due parti del pane le abbiamo fatte. Ora pensiamo a fare proprio l'hamburger, quello che dà il nome a questo panino delizioso, e quindi facciamo la carne. Aspettate un attimo che così vedete sicuramente meglio. Prendo questo color mattone e andiamo a fare la carne per l'hamburger. Tiro fuori tutta la plastilina, devo un po' spingere perché lei nel frattempo si è incollata, si è attaccata. Eccola qua. E prendo il mio grill. Qui mettiamo, non lo facciamo come per il pane che abbiamo fatto prima il sopra e poi il sotto, siccome l'hamburger non è a fette, metto un po' di plastilina qua, anzi un bel po' di plastilina, sembra una faccia che mi sorride, occhi, naso e bocca. Quasi un teschio. Ecco, metto la plastilina qua. E poi facciamo così, chiudiamo. Facciamo pressione. Apriamo. E nel frattempo l'hamburger è andato a finire qua di sopra. Togliamo dallo stampo. E con il nostro coltellino andiamo a togliere tutta la parte che non ci serve. È utile il coltellino quando giochiamo con la plastilina, perché almeno possiamo rifinire per bene tutte le cosine che facciamo. Bene, anche la ciccia è pronta, cotta a puntino, perfetta. E anche la carne è fatta. Adesso
Allora, io sinceramente una foglia di insalata la metterei. Quindi prendo il verde, la foglia di lattuga è qua sopra. È un verde proprio, un verde bosco, eh. Sembra quasi più il verde degli spinaci che non dell'insalata. Dai, forza, non farla timida. Vieni giù. Eccola qua. Prendo un po'. La foglia di insalata deve essere sottile, eh. Quindi non ne mettiamo tantissima e soprattutto andiamo di mattarello. Questa l'abbiamo sottigliata talmente bene che non c'è stato neanche bisogno del coltellino. E la metto da parte. Poi cosa facciamo? Alla fine facciamo le patatine, ovviamente. Dunque, io qua... pomodoro. Una fettona di pomodoro ci sta tutta. Poi facciamo il cheddar, il formaggio, patatine e ketchup e maionese, come se non ci fosse un domani. Andiamo a fare una bella fetta di pomodoro. Aiuto sempre col mattarello. Oh, ecco qua. Una bella fetta di pomodoro. Quei pomodori meravigliosi che vengono dal sud Italia, che proprio profumano, che meraviglia. E inizio intanto a comporlo l'hamburger. Allora, mettiamo la carne, il pane sotto, la carne, l'insalata, il pomodoro lo metto alla fine perché adesso voglio fare il cheddar. Per fare il cheddar non c'è lo stampo. Ma è molto semplice farlo perché è una fettina di formaggio tipo la sottiletta. Quindi basterà prendere un po' di plastilina, assottigliarla con il nostro mattarello. Faccio sempre la solita pallina. Vado a farla sottile con il mattarello. E poi dopo la tagliamo quadrata. Così. È ancora un pochino più sottile. Quasi un velo. Ecco qua. Prendo il coltello e faccio un quadrato. Così, più o meno direi che più o meno è un quadrato. Ora per tirarla su io mi aiuto con la spatolina. È apposta qua. Oh, che meraviglia! E la mettiamo qui e questa. Poi dopo, qual è la cosa buonissima del cheddar? Che con tutti gli ingredienti caldi il formaggio si scioglie. Che delizia! Il nostro hamburger è pronto, lo vado a mettere sul piatto. Eccolo qua. Beh, è un hamburger bello grande, eh? C'è il pane, c'è la carne, l'insalata, il formaggio cheddar, il pomodoro. Però aiuto, stava cadendo. Manca ancora un'altra cosa fondamentale che si mangia con l'hamburger, e cioè le patatine. Io le voglio le patatine, oh. Quindi prendiamo il giallo, prendo un altro piattino, così gliele mettiamo a parte. Prendiamo la nostra pistolina, l'ho già posizionata in questa uscita qua con i quadratini. Metto dentro la plastilina nella mia pistola. Spingo
Ecco che escono le patatine. Mamma mia, che buone! Guardate che ora le taglio. Oh, che bontà, le patatine fritte! Da quant'è che non le mangio? Ce lo mettiamo il ketchup qui sopra, che dite? Sì, le patatine chiedono il ketchup e noi glielo mettiamo subito. E lo facciamo sempre con la nostra pistola. In questo caso però andiamo a spostare il foro, l'uscita, andiamo a mettere qua. Dove c'è questo foro? Togliete i residui di giallo, perché sennò il rosso poi per il ketchup si sporca. Ok. Prendo il rosso e andiamo a fare il ketchup. Pronti, via! Il ketchup sulle patatine! Ketchup, 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 ketchup! Ok, ora lo stacco e lo sistemo qua. Ah, che delizia, che bontà, che fame! Ecco qua che il pranzo è servito. Abbiamo fatto un hamburger parecchio grosso, questo proprio per appetiti importanti, con la carne cotta sulla griglia, la foglia di lattuga, una bella fettona di formaggio cheddar che si squaglia tutto, una fettona di pomodoro e abbiamo richiuso ovviamente con un'altra fetta di pane. E poi abbiamo fatto le patatine fritte con il ketchup. Beh, sono molto contenta e anche molto affamata. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!